Buongiorno a tutti, un altro video spesa. Sono andata alla Lidl, è stata la mia prima avventura di spesa fisica in un supermercato. Mi sono anche fatta male al piede, ma lasciamo perdere. Inizio subito a farvi vedere i gelati di corsa, così poi stoppo e li metto in freezer, altrimenti mi ritrovo una zuppa di cocco e nocciole varie. Allora, della linea dei gelatelli ho preso questi. Noi tendiamo a prendere i gelati piccini in generale, anche perché i bambini lo richiedono praticamente tutti i giorni e quindi cerchiamo quantomeno di prendere quelli piccoli. Ho preso questi lollies al cocco e poi ho preso anche la versione nocciole, cioccolato al latte. E poi ho preso le immancabili. Le barrette tipo Bounty al cocco e quelle tipo Snickers, credo, queste qui con il caramello e le nocciole, però vado a mettere in freezer. Detto ciò, possiamo un attimo rallentare. Quindi prima spesa Lidl, siamo andati tutti quanti, quindi sabato pomeriggio, perché insomma sono le 7, siamo usciti verso le 5:20, una cosa del genere, per cui un sacco di gente. Insomma, mi sono ritrovata in un supermercato italiano con, devo dire la verità, poca educazione. Bisogna dirlo, poca educazione. Ce l'abbiamo fatta, poi i bambini erano, insomma, bambini. E quindi sono quelle cose che ti fanno dire, ecco perché non andiamo mai tutti e quattro al supermercato. Però questa è stata l'attività fuori dalla giornata e quindi andiamo al supermercato. Siamo in un momento un po' particolare. Allora, vediamo che cosa ho preso. Fruttine per Eleonora, questa è la linea solita bio di Lupilù, presa da sempre. Lollipop per i nani, sono molto carini, sono fatti arrivano in queste confezioni così e hanno questo doppio colore e ci sono diversi gusti. Ovviamente l'hanno aperto subito. Dalla mia faccia noterete che fa un caldo esagerato, proprio l'aria qui in questa zona di Roma non c'è. Io non so come faremo quando arriveremo attorno ai 40 gradi, oggi eravamo sui 33, non lo so. Comunque, farina di ceci, mi è mancata molto, l'avrei trovata, sì, non l'ho mai comprata perché aveva dei prezzi allucinanti, quindi effettivamente non l'ho mai comprata negli Stati Uniti. Farina di ceci della marca, mi sa che pure aperta. No, è rotta. Mannaggia, mannaggia, è rotta. Però secondo me si è rotta in busta. Lo spero. Comunque tanto poi la travaso in un barattolo di vetro e vedo la situazione. Guardate cosa ho trovato. Le gocciole al cocco. Ho ancora i pacchi di biscotti che ho preso all'Esselunga, quindi con le fake gocciole, ma del brand di Esselunga, ma queste sono tutte mie per la mia tazza di latte notturna fredda. Io non bevo mai latte, lo bevo negli Stati Uniti, penso di non averlo mai bevuto. Qui appena sono tornata col caldo, il caldo serale, mi è subito venuta voglia di latte. Io il latte lo bevo solo bianco e, cioè nel senso senza zucchero, senza niente, è freddo, quindi solo quando fa molto caldo. E mai per colazione di solito. Busta della spazzatura, ma ce ne sono altre da qualche parte. Perché sì, mamma mia quanto si spende per le buste della spazzatura. Colluttorio, l'ultima spesa di Esselunga che ho fatto, che non ho fatto in tempo a filmare, ma l'ho fatta un paio di giorni dopo, forse 3-4 giorni dopo al massimo, dopo che ho fatto quella che avete visto l'altra volta, la settimana scorsa. Ho fatto un'altra bella spesa di roba, perché poi una casa da zero devi comprare tutto, dall'olio alle spezie al... ho una bella scorta di detersivi, ma insomma c'era anche altra roba da ricomprare, tutto. E il colluttorio non me l'hanno portato perché evidentemente era finito quello che avevo scelto. Non ho mai provato questo della Dentalux, della Lidl, ma mi serviva un colluttorio e l'ho preso. Ho roba un po' mista, vabbè, avevo scordato la velocità con cui le commesse, le cassiere ti sbattono la spesa da un lato, e c'è una cosa che non capisco, per quale motivo non venga
utilizzato il metodo che utilizzano per esempio da Aldi. Io da Aldi in Italia non ci sono mai stata, quindi non so se lo facciano, ma da Aldi negli Stati Uniti semplicemente la cassiera ha, tu arrivi con il tuo carrello, riempi il nastro e la cassiera ha a fianco un altro carrello e si paga, c'è la moneta, quindi non perde niente nessuno, al carrello dove, dato che non c'è spazio per imbustare, lei semplicemente ti trasferisce la spesa nel carrello a fianco e poi si prende il tuo quando è vuoto. E tu ti metti di lato e te la imbusti, non capisco la difficoltà, ma comunque, vabbè. Repellente per zanzare, per insetti in generale, zanzara tigre, tropicales e zecche, spray. Le noci, sgusciate nel pacchetto. Pane a fette, ho preso sia quello di grano duro che quello bianco. Questa pasta bio per i bimbi con macchinine, treni e aerei vari. Poi, mi pare di non aver mai provato questa marca, mi pare, ma non vorrei dire fesseria, forse mi sono solo dimenticata. Questa marca Combino in collaborazione con i Coldiretti, con gli agricoltori di Coldiretti. Ho provato le mezze maniche. Mi pare anche un'altra cosa, ma non mi ricordo. Pomodori secchi della Italiano. Poi ho preso funghi. Simil Fiesta. Taccole. O fagioli corallo o fagioli piatti. Perché ho preso i pomodorini, voglio farli con i pomodorini e con, cioè sbollentati e poi passati in padella con la pancetta e i pomodorini. Pachino o ciliegino? Pachino. Mozzarella di bufala campana. Malloreddus, gnocchetti sardi. Un dopo puntura, i bambini, noi qui non abbiamo zanzariere, non avendo l'aria condizionata, abbiamo sempre le finestre aperte, i bambini vengono, a me non mi toccano proprio, ma non sono mai stata una da punture di zanzara, i bambini vengono assaliti notte e giorno, e quindi dopo puntura, ho trovato il cappellino di Ale, non mi chiedete perché, da dove venga, altre buste della spazzatura, caramelle gommose alla Coca-Cola, si vede che siamo andati con i bambini. Mandorle salate, queste sono buonissime. No, ho preso quelle barbecue. No! Fa niente, vabbè. Non mi piacciono quelle barbecue, sono troppo barbecue. Latte. E due confezioni di Piada alla romagnola, alla riminese anche, quella con l'olio extravergine. Poi, vediamo se mi devo avvicinare qua forse. Sì, allora, ho cambiato busta intanto. Non sapevo che la Sien, o forse l'aveva fatto poco prima di partire, non avevo mai provato niente, comunque ha fatto la versione Fructis. Voi mi direte, vabbè, arrivi dopo 2 anni, grazie. Ho preso 2 balsamo. Perché il mio balsamo di Fructis sta, cioè è piccolo così, è 3 shampoo, è già quasi finito. Quindi ho preso questo, sia quello alla papaya che quello alla banana, per capelli secchi. Sempre secchi, ci siamo. Poi, carote. Cotton fioc, che si sono aperti. Bene, cotton fioc. Ringo alla vaniglia. Ho trovato, parentesi, sarà che l'ultima volta che io ho fatto la spesa qui alla Lidl, eccetera, era sempre post-Covid, quindi non è che fosse così piena. Oggi ho trovato, e per essere sabato, ho trovato un supermercato pieno, fornitissimo, e con tantissime altre, cioè con molte più, come si dice, grandi marche,
con un sacco di scelta in più, mi è proprio piaciuto. Ho trovato un supermercato, al di là della gente, molto molto piacevole, con tanta scelta. Avrei voluto stare lì e guardare ogni singolo prodotto con calma, ma capite bene che non era momento. Arriveranno i momenti, non c'è problema. 3 avocado, avocados, avocadi, crostatina all'albicocca, burro d'arachidi. Io spero che sia buona questa linea, non lo so, però burro d'arachidi, sembra un po' chiaro, ma vabbè. Finalmente una spugna per me. E se lunga non ha spugne, e quindi vabbè. Pesto, cipolla rossa di Tropea, che ho proprio gradito, quando me la sono presa con la prima spesa di Esselunga, mi è proprio piaciuta. Non era la prima volta, naturalmente, però era un sapore a cui non ero più abituata, mi è proprio piaciuta. Allora, io in realtà ho preso 4 cornetti, che questo è il risultato per domani a colazione. Questi sono 3, ce n'è un altro da qualche parte, comunque cornetti semplici, vuoti. Pane a fette bianco. Poi ho preso un paio, non so dove sia l'altra, un paio di ricariche per le zanzare, perché insomma noi viviamo di queste cose naturalmente e devo assolutamente metterne almeno 2 in casa sempre. Non ho una crema giorno, non mi andava di... Io in questo momento, col caldo che arriva soprattutto, andrò di siero e basta, però vabbè, mi devo ancora procurare un siero viso da giorno, volevo prenderlo da Vera Lab, poi vi dirò di Vera Lab, ma comunque ho preso questa crema da $3 e spicci, crema giorno rinfrescante e acido ialuronico, alghe marine, peli da normali a miste. Alla brutta, se sarà troppo pesante la userò la sera, va benissimo. Ovviamente parlo di crema da giorno quando sto in casa senza la protezione solare, perché altrimenti io uso soltanto la protezione solare. Però se non esco ovviamente non me la metto. Robiola, Kinder cioccolato e Kinder cereali. Finalmente senza pagare un Kinder cioccolato $1,50 l'uno. Pasta brisè, senza pagarla $5. Doppio concentrato di pomodoro butti. Gli spaghetti italiano di Gragnano. Questi li ha presi mio marito, le più gusto. Che buone che sono. Con gusto pomodorini di stagione, molto preciso. Altre buste della spazzatura. Speriamo che non cada nulla. Le treccine, che tutti mi schifano. Io faccio colazione salata di solito, però capita che se è tardi non ne ho voglia, sono stanca. Oppure lo snackino notturno, io mi mangi una o dei biscotti o una merendina, tutti me le schifano. Me le hanno tutte finite, tutte le merendine che ho preso l'altra volta, ce le sono mangiate tutte. Poi ho preso il simil pinguì, penso di non aver mai assaggiato questo della Milbona, quindi boh. Quello al cocco, che naturalmente che è il più buono di tutti. Broccolo. Questo pane alla segale. Posso dire quanto sia difficile, quanto mi sia sentita deficiente nell'utilizzare il reparto forno della Lidl con quelle palette e perché un conto è se prendi una cosa leggera, ma per spingere sti pani, prenderlo dalla paletta e spingerlo fuori dalla grata per acchiappartelo, no, mi sono sentita una completa deficiente. Il quarto cornetto. Sì, vabbè, avevo preso delle pizzettine sfoglia. E poi ho preso anche questo solare 30, questo sport, eccetera, perché ci servirà la settimana prossima più o meno, insomma deve venire un'amica a trovarci e sicuramente faremo un po' di turisti in giro di giorno, non ho solari quindi l'ho preso. Poi vabbè, non interrompo, vediamo se riesco a farvi uno spazietto qui, abbasso un po', ok. Poi ho preso
questo sempre perché te le mettono all'inizio e io le ho prese, 4 donuts zuccherati. Questo non l'ho preso io, ma sono Cordon Bleu, cuori di iceberg, stracciatella, questa sì che l'ho presa io. Poi l'onza di suino, ve la faccio la ricetta con la friggitrice ad aria, con la marinatura, quando riesco a prendermi tutto, però, perché vengono buonissime. Poi cosa ci sono? Ci sono albicocchine, pesche, un cocomero di gatto, il cocomero perla nera, l'anguria, perché ho detto cocomero, l'anguria perla nera. Poi mio marito l'ha trovato all'ingresso e si è preso questo succo di mirtillo. Poi cosa abbiamo? Questi si chiamano, aspetta, non sono i barattieri, sono le, con la M inizia, meloncello, quel misto, quella categoria di cetriolo che però è misto a melone ed è buonissimo, molto più buono e gradevole di un cetriolo, a mio parere, sono buonissimi. Zucchine. L'altro cosetto anti-zanzare. Poi ho preso, allora, avevo già preso da, come si dice, da Esselunga, lo shampoo per i bambini. Devo dire la verità, ho fatto lo stesso errore quando l'ho ordinato, ho detto no aspetta, ma non prendo questo perché non mi piaceva l'odore che come reagiva a livello di odore con la pelle di Eleonora, soprattutto col cuoio capelluto di Eleonora. Non mi piace, cioè sembra quasi che puzzi, poi quelli tipo latte d'avena, quelle così, fatto. Forse è meglio che quello lo usi quando non fa caldo. Adesso provo questo qui, albicocca e fiori di cotone. Mi auguro che questo vada meglio sui loro capelli, se no lo usa Tommaso e basta. Poi ho preso il petto di pollo, il salmone affumicato, l'asiago, sempre della Sien. Olio argan, io ho buttato tutto ciò che avevo per i capelli, questi sono sempre frutto, anche ieri li ho lavati e li ho lasciati asciugare, ma poi col caldo mi si appiccica, è tempo di andare dal parrucchiere, lo so, quando riuscirò andrò. Ho buttato il mio Nashi argan, l'olio al Moroccan oil che mi ero comprato, ho dovuto buttare tutto, mi sono presa questo, olio capelli argan, sempre della Sien, vedremo com'è, se l'avete provato ditemelo. Parmigiano reggiano? No, sei parmigiano reggiano? Sì. Mascarpone gorgonzola, il mio massimo lo raggiungiamo con i latticini, non so se vi rendiate conto. Mozzarella. Burro. Poi abbiamo una sfoglia. La crescenza. Poi della pasta fresca ho provato calamarata di semola di gran duro, 2 pacchetti di gnocchetti di patate, poi ho preso bresaola della Valtellina a punta d'anca, poi ho preso dello speck, poi ho preso solvente per le unghie, quando mi deciderò a ricominciare a farmi le unghie, quando finirò con decluttering e pulizia in grande, perché se no ha poco senso. E poi ho preso un pochino di yogurt misti per i bambini, con la differenza che mio figlio, io ho preso fragola, vaniglia, albicocca, lui ha preso il caffè e se ne è presi 2. E gli ho detto guarda che non ti piace, guarda che non è il caso. Se non ti piacciono te li mangi lo stesso, e così succederà, ve lo dico io, succederà così. Ecco qua, va bene, mi pare di avervi fatto vedere tutto. No, ho detto lo metto qua perché altrimenti si rovina il pane carasau. Pane carasau perché vorrei fare delle ecco, le potrei fare anche in friggitrice ad aria, delle lasagnette di pane carasau. Buone, va bene.
questo è quanto. I gelati ve li ho fatti vedere. Abbiamo speso 190 euro e devo dire che non male. Certo, non c'è granché di carne perché c'è solo il suino e le cordon bleu, manco li considererei come carne, quindi non c'è grande cose di carne e pesci, però c'è tanta roba, quindi mi ritengo soddisfatta. Anche roba, insomma, che costa un po' di più, un po' di porcherie, latticini. Sono soddisfatta. Chiaro, questo avrebbe poi, vabbè, gli shampoo, gli antizanzare, sono tutte cose che sono 3 euro di qua, 3 euro di là, 3,50 euro, 2,50 euro. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Scusate la banalità di questi video, ma per il momento così è. Noi non facciamo altro che stare in casa a sistemare e quattro bocche da sfamare. Poi non so perché, ma c'è Tommaso in particolare che non gli basta mai il cibo che gli dà a pranzo, a cena, ha sempre 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 fame. Quindi vabbè, ci vediamo presto.